ragazze, buongiorno. Anche oggi vi porto con me, sì, qua ho la monetina perché sono venuta a Rivoli, quindi sono venuta praticamente a Torino, a vedere la mia migliore amica Silvia, che non vedo da parecchi mesi, parecchi mesi. E quindi niente, sto aspettando che arriva, aspetto che arriva per pagare il parcheggio. Anche perché tanto per ora aspetto qua, non sapendo in che bar voleva andare, insomma, insieme. E niente, vi porto con me anche in questa giornatina. Poi niente, vedo Silvia, poi passo appunto a trovare mia mamma. Volevo portarle qualche fiorellino, non so, adesso vedo se trovo un fioraio, volevo prenderle qualcosa. Perché appunto sapete che da poco è mancata mia nonna, che è sua mamma. E ieri appunto è andata in chiesa, appunto, sapete che fanno la messa dedicata a chi è mancato in un determinato periodo. Quindi ieri è stato il turno di nonna, quindi so che ieri è andata, quindi oggi sarà magari di nuovo un po' così. E quindi le volevo portare un qualcosa che le rallegra l'animo e il cuore, insomma. Quindi vediamo un attimino se trovo qualcosina da farle, una piccola sorpresa. E basta, adesso stacco la videochiamata, stacco il video perché così vedo a che punto è Silvia, che dovrebbe essere già qui da queste parti, però magari non trova parcheggio. Sono stata molto fortunata, ho trovato posto proprio nella piazza del centro con il parchimetro accanto alla macchina. Meglio di così non potevo andare. Ragazze, la mia amica vista, mi sono goduta la colazione, quindi non ho filmato, ce la sono cianciata anche perché avevamo solo un paio d'ore, quindi mi sono goduta il momento e ora ve lo posso anche dire, la mia migliore amica è in dolce attesa, solo che nel primo periodo, sapete, no? Uno vuole sempre tenerlo un po' per sé, però tanto pubblicherò la foto su Instagram che abbiamo fatto e quindi ve lo posso dire. E manca poco, tra l'altro, manca un mesetto e poi nasce. E quindi insomma, ci tenevo a condividere con voi il fatto che divento zietta acquisita e non vedo l'ora di vederla, veramente non vedo l'ora. Però, visto che abita lontana, appunto, ci tenevamo a vederci prima a fare, cioè l'avevo già vista, però non aveva la panciotta e adesso dobbiamo rivederci. Poi era qui appunto perché volevamo fare anche la fotina ricordo col panciotto. Niente, adesso sto andando da mia mamma perché mio papà non mi risponde, si vede che sta ancora finendo di lavorare e quindi cerco un fioraio che se non erro c'è vicino a mia mamma e così le prendo un fiorellino, adesso vedo cosa prendere, se una piantina, un fiorellino, qualcosa e poi le citofoniamo. Ho trovato un fioraio, ho trovato anche la banca e ho trovato anche il papà a cui offrire il caffè, quindi devo anche prelevare. Ho trovato questa, è bellissima, c'è anche scritta I love you sulla scatola e le ho fatto una dedica. Ragazze, ho visto anche papà in tutto ciò. Tra l'altro vi faccio vedere, guardate che sta piantina sta crollando. Ok, vi faccio vedere anche che Silvia ha portato due di questi ai bambini, uno per uno. E poi siamo andati da Piumè e ho preso la tinta da farmi la ricrescita solo, però niente, niente di che. E poi ho preso questa piantina, mamma. Speriamo sia contenta. Prendo questa anche. Chiavi della macchina, dove le ho messe? Allora, questa qua, il mal di mare vi sto facendo venire, ma lanciamo la giacca dietro perché tanto fa caldo. E le chiavi della macchina, ah, ce l'ho in tasca. Classicone. Zainetto. Volta mia.
Non mi ha aperto subito. Grazie mamma. Grazie. Eccoci. Ta-da. Scritto I love you. Eccolo là. I love you. Cucù! Sorpresa! Momento supermercato. Ops, scusate. Lì c'è il cestino, proprio quattro cosine che richiamato che servivano. Due cosine. Due cosine. Devo ancora finire. No, per lei, però in ragazze, passo da un supermercato all'altro. Sto rientrando a casa, in realtà sono a metà strada, però mi ha chiamato Riccardo che ha dimenticato di dirmi di prendere il sale per lavastoviglie, perché se no non si rovina la lavastoviglie, però non lo trovo. Hanno il mio panno preferito, ragazze, Actifibre, questo qua universale, super super top, però continuo a non trovare il sale per lavastoviglie. Eccolo qua, sale marino lavastoviglie, 3 euro un po' di sale per lavastoviglie. Non ci credo, c'è solo più questo. C'era quello da 59 centesimi. Ah, c'è anche questo forse. Cristalli di sale. Andrà bene lo stesso? Oddio, scusatemi, ma... Tornata! Viaggio della speranza! Allora, vi faccio vedere tra un mercato e l'altro, perché poi ci sono ritornata, come vi ho detto. Allora, questo nel secondo mercato, perché avevo dimenticato la carne di Nala nel mentre ho visto altre cose. Appunto, carne di Nala, un pacco di zucchero, perché mi è venuto in mente che l'avevo finito. Poi ho preso il sale, alla fine ho trovato questo a 1,90 euro, per fortuna, perché quel sale là non so cosa avesse di speciale, ma 3,90 euro mi sembra un po' eccessivo. Poi c'era in offerta lo squacquerello di nonno Nanni, l'ho pensato per delle un sacco di uova, vorrei fare nei prossimi giorni la... l'omelette. E poi ho ripreso il mio panno preferito, Actifibre, che era 2 euro qualcosa, e una tipo nutellina della Selex, perché quella Lidl non ci piace molto. Ma soprattutto è finita. Ma a parte quello, non era quella della Lidl questa, quella della Lidl è troppo liquida. Quella dell'Eurospin la trovo troppo dolce. Adesso vediamo questa qua della Selex, se ci troviamo bene. Abbiamo anche il mercato non così lontano, volendo. Proveremo là. Poi, sempre al mercato, ma qua da mia mamma, abbiamo preso un po' più di cosine, ovvero pane americano, che va sempre come l'acqua in questa casa. Poi ho preso l'ammorbidente che mi ha consigliato mia mamma, effettivamente è un profumo molto buono, e il polergenico è un profumo proprio di saponetta, di neutro, di pulito. Poi una bustina di insalatina, poi ho preso di nuovo l'oro, i canestrelli, troppo troppo buoni. Poi ho preso i cereali un pochino più sani rispetto a quelli che mangiano, cioè più sani, meno dolci rispetto a quelli dei bambini al cioccolato, che non vanno neanche tanto bene. Poi ho visto queste che io mangiavo sempre quando ero con i miei, sono buonissimi, buonissime, queste fette biscottate qua, che sono praticamente come quelle della Pammonviso, dovrebbe chiamarsi Pammonviso, ma solo della Walmart, che sono comunque buone, ed è una fabbrica proprio che c'è a Torino, infatti c'è scritto Torino. Poi ho preso le l'estate per i bimbi al limone, da portare anche a scuola. Ho preso i bastoncini di pesce, perché stasera vorrei fare serata pesce, faccio gli anelli di totano con i bastoncini di pesce. E succhi di frutta, sempre per la scuola. E poi
In quest'ultima qui abbiamo i cereali, appunto quelli al cioccolato che vogliono sempre i bimbi, delle briochine per la scuola che alterno alla torta. Per esempio, in questo weekend ho fatto, mi vedete ancora? Sì, ho fatto la torta e quindi gli ho dato quella. Poi mia mamma ha detto: "Guarda che qua c'è il succo, quello che hai bevuto da me al cocco e ananas." Ovviamente l'ho preso, troppo buono. Ma poi non mi ricordo se questo ha gli zuccheri o no. Senza conservanti, senza coloranti, con vitamina C, però penso abbia gli zuccheri. Non riesco a vedere al momento. No, forse no, ragazze. Bevanda al succo di ananas e cocco con vitamina C, frutta 100%. Non ci sono zuccheri, quindi ottimo, super promosso, veramente buono. Poi ho preso 2 litri di latte a 90 centesimi, mi pare. Poi qua ci sono gli anellini che faccio poi dopo nel fornetto, cioè friggitrice d'aria barra fornetto, insieme ai bastoncini. E qua ho preso un altro succo per Riccardo, che finalmente è ace. E tutte le volte mi dice: "A me non lo prendi mai all'ace." E allora gliel'ho preso, mi è venuto in mente e gliel'ho preso e basta. Poi vabbè, avevo quelle 3 cosine in macchina, ma ve le ho fatte già vedere prima e le ho dimenticate in macchina, compresi gli ovetti di Silvia. Li prenderò domani. Per fortuna non sono gli ovetti quelli che tirano fuori d'inverno, sapete, no? Sono quelli nella plastichina, quindi non patiscono. E poi tanto sta già scendendo il sole e qua appena scende il sole la temperatura si abbassa di 10 gradi, quindi non c'è sto pericolo. Basta, vado a sistemare tutto e ci vediamo dopo. Capelli ciò. Dimenticavo, ho preso anche gli anicini perché nel mercato dove sono andata da mia mamma non c'erano, non li abbiamo visti perlomeno. E nel secondo mercato ho detto: "Fammi guardare", perché era un po' più grande, e ho trovato questi della Gilbert, tra l'altro sempre con la mole antonelliana, sempre di Torino. E appunto sono buonissimi. Non so se ci sono in tutta Italia, penso sia una cosa tradizionale del Piemonte, però. Sono dei biscottini all'anice e io li amo follemente. Poi pucciati nel latte sono qualcosa di super super bomba. Però sono comunque molto calorici, quindi bisogna andarci piano. Comunque l'ho aperto perché avevo un po' di fame e ne ho mangiati qualcuno, giusto 3 o 4. E niente, era giusto per dirvi anche questo e ci vediamo dopo. Allora, salto temporale perché tra una cosa e l'altra, poi ho addormentato Ale, eccetera. Adesso si sta svegliando e che poi salto temporale non vi ho neanche salutati, mi sa, stamattina. Vabbè, scusate in caso, sono un po' presa dalla giornata comunque. Abbiamo fatto una sorpresa ai bambini e abbiamo affittato, cioè noleggiato Elemental, quel nuovo film che è uscito da pochissimo al cinema, che non siamo riusciti a portarli a vedere. Faremo la stessa cosa poi col film di Barbie, però prossima volta, magari una volta che Fede non c'è, perché Barbie non è che ai maschietti, insomma. E quindi abbiamo noleggiato Elemental, abbiamo comprato le patatine popcorn, c'è cioè proprio un cinema fatto in casa e quindi non vediamo l'ora di vedere la loro reazione. Allora, stavo montando il video, come avrete visto. Sta rotolando. Buonasera. Buonasera. E Buonanotte. sogni d'oro. Non istigare. Perché non devi farlo davvero in tempo. Mi devo ancora struccare, devo fare tutto. Io già E voi fatto siete tutto. rimasti ad Elemental e ve lo straconsiglio, Bello, merita perché ha il tanto. vizio maledetto di
di giocare con queste cuffie. Perché fanno click e clack? E le mie sono sotto. Ti ricordo che sono le ultime che ho. Non vi racconto dove sono le altre che gli ho prestato, spero puro conto del mio cuore. Ah, degli episodi di narcolessia. Se avete un medico da consigliarmi in zona Val di Susa, consigliatemi. Non è come sembra. Perché ogni volta che c'è un problema, ho combinato qualche pasticcio, si addormenta, vedete? Io non combino mai pasticcio. Io sono un santo. Dopo questa. Lui è un santo. E quindi niente, tornando ad Elemental, è veramente carino. Merita. Sì. Allora, da quel che ho capito, su Disney è già gratuito. Quindi se avete Disney, approfittatene, guardatelo lì che non costa nulla. E se invece non avete... Se invece non avete Disney... Se invece non avete Disney, dovete noleggiarlo come abbiamo fatto noi e... Cos'era? Dovete noleggiarlo. Un T-Rex nel panciotto. E dovete noleggiarlo e costa 4,99 euro su Prime. Però li vale. Però li merita tutti. Abbiamo riso o pianto, ma perché mi commuovo sempre con i film. È difficile trattenermi. L'altro giorno ho rivisto per la milionesima volta. Mi sono spaccata sopra la pinta. Ho rivisto per la milionesima volta Premonition e realmente tutte le volte piango. Cioè il finale, sì, il finale proprio mi prende tantissimo. Guardatelo, sì. Se non l'avete visto, lo trovate su Netflix. Netflix? Mi pare. Vabbè. O Netflix o Prime. Vabbè, non è fattibile che qualcuno non l'abbia ancora visto come film. Quando gli viene la faccia da triglia, come dico io. Mamma mia. Inizia. Da. Che poi il bello è che finché gioca il suo giochino. Ma sì, ma perché mi tengo. Agli occhi a Pampinelli belli svegli. Ting! Poi, che dici, amore? Facciamo qualcosa insieme. E puntualmente appena spegne il suo giochino. Comunque non è come sempre. No. Perché, chiaro, no? Urca. L'importante è Aaron è là svenuto. Che dorme. Nala è qui che è svenuta che dorme. Tra l'altro adesso dobbiamo poi, prima che finisca questo strano caldo, che poi sabato in realtà finisce sabato tra... Qua sabato, da noi dicono, da noi sabato, dicono che c'è un calo di 15 gradi, una cosa del genere. Sì, ma proprio brutto, diventa il tempo brutto tutto quanto. Quindi. Noi non l'ho filmato perché comunque... Però noi da poco abbiamo fatto pulire i camini, cioè sì. I comignoli, giusto? Comignoli, che sono ben due perché noi abbiamo sia stufa che camino a legna. E, a parte che la ditta appunto ce l'ha fatto, ha aperto il camino e ha trovato 77 una flotta di cimici che ce le ha aspirate tutte. Fa madonna, sono entrate tutte dal comignolo perché c'è stata un'invasione quest'anno. Adesso... Io adesso ci faccio attenzione, cioè assurdo. Io ogni tanto vado a vedere, no? Vabbè, ma è stato chiuso tutta l'estate. È sì, normale sì, che vabbè, ci sia però... stato un adesso, non ce n'è più tante cose. Tante no, però nel giro di una notte ne ho trovate 6. Infatti ho detto, ma porca paletta, già 6. Avete presente Celentano? Sembra di parlare con Celentano. È vero, lo so. Dai, canta una canzone, vai. C'ero ragazzo. Facciamo qualcosa con Mina, ci sono anch'io. A questa... Chi schifo io. Ma non lo so. Ma... A quest'ale allora, poi fare. Buttiamo la pasta e facciamo la carbonara. Scusa, Mizzichina. Schifo, mi fai bere a quest'ale. Ma la canzone dice mi fai bere. Tu mi proponi a quest'ale. Ma magari ti dà una sveglia, però a quest'ale. Un brivido di emozioni che. Vabbè. Ma perché non ma che cavolo ne so, non so più cosa inventarmi con te. Fatevi acqua e zucchero. Acqua e. Mica stai svenendo. Cioè, sì. Cioè, sì. Ma perché stamattina la sveglia è stata presto? Allora, il mio problema qual è? Che tutte le notti faccio incubi. Non lo so, sarà
un po' la compagnia che si gira in lei. Sarà che non lo so, ma tutte Ma tu notti almeno fai gli incubi quando dormi, io li vivo con te tutti i giorni. sei una gran brutta persona. E quindi ci sono. A dire cattiverie. No, ma perché ti muovi? Quindi Mi muovo pensi di essere io. sotto un Minchia, tutto il tempo terremoto? da calci a letto così, tun tun. A un certo punto ti senti tun così. Ma perché? No, lì non dormo, sono sveglio. No, non calci a me. Lui proprio fa su giù con la gamba. Cioè, a un Così. certo punto la tira su e la lascia. Sì, ma Avete presente tu. Sandra Mondaini? Esatto, manca solo. Tu col giornale. Hai un crampo, cambio un braccio. Vabbè, comunque, follie, Sono follie di una. 7 minuti. Un giorno potremmo fare un video di sole follie di una coppia che sta insieme da 9 anni. Mamma mia. Ieri è stato il nostro mesiversario. Oh Infatti, yeah. lui si è ricordato che era il mesiversario, ma il prossimo mese sarà l'anniversario. Solitamente è raro che se lo ricorda. Se l'è ricordato Ma solo perché. Non smettila. l'anniversario, il mesiversario Ma non ce lo diciamo ah, mai. Non. è raro che Però me lo era proprio ricordo il il 9, ha visto che era mesiversario. il, no, il mesiversario. No, no, l'anniversario se l'è sempre ricordato, non posso proprio lamentarmi. Ecco. E quindi stiamo già Oh, ma io sento pensando. che stava facendo la tonsilla. Già. E quindi siamo lì che iniziamo a pensare a cosa fare, perché 9 anni è un numerino già importante. Poi per i 10 abbiamo già deciso. Sì, devo già prenotare perché qualcuno mi ha richiesto qualcosa. Lo diciamo? No. Un anno d'attesa è troppo, poi si arrabbiano. Vabbè. Vediamo se indovinano. Ah, diamo degli indizi. Ma no. Dai, diamo degli indizi, un Ma che? anno, ma dai, più di un anno. Allora, indizio numero uno. Uno. Mi dà un pugno. Ah, indizio numero uno. Inizio numero uno, sì. Indizio numero uno. Amore, ti è andato via di nuovo il collo. Buoni, buoni. Adesso tra un po' ripartiamo con la dieta. Ciao, Domani ho un appuntamento con la nutrizionista, quindi rimetterò in riga anche lui sotto sua richiesta, perché sì. io non mi permetterei Col mai. lavoro che faccio. Cioè, ovvio, glielo consiglio, ma non è che uno obbliga, no? Ecco, Ma quindi. che cavolo che fa? Fa Questo c'è caldo. sempre caldo, arriva dalle terre calde, quindi a caldo. Fa caldo. A caldo. Effettivamente manca un po' d'aria, però la finestra Ne è anche aperta. aperta, c'è l'antaribalta aperta. Comunque, indizio numero uno. Sono Per i stato 10 anni di attaccato. fidanzamento, Mi attacca il cuscino. Diciamo non è che è un facile. posto ambito. E che per È un posto andarci. ambito. C'è in diverse città. Passaparola, Passaparola. avrei giurato. La fotosintesi. E Passaparola. poi è un posto ambito. C'è in diverse città. Ti prosciugano il conto corrente. Ti prosciugano il conto corrente. E inizia per C. Basta. Dai, ne manca uno su quattro. Facciamo cinque, dai. È che ti prosciugano il conto corrente, L'hai già vabbè. detto. È che finisci tutti i soldi, L'hai già detto. vabbè. È una cosa molto particolare nel suo. Nel suo. Lo vedi? Vabbè, tu vuoi trattare. Cucino, c'è Si sono rubati il cuscino del letto. Le facce si devono vedere. And van den lampadrie. Vabbè, E comunque. 5. Chi ha costruito questo posto è un personaggio famoso. Sono il conteggiare. Grazie al cavolo. È un Cosa? personaggio famoso, infatti ho detto inizia per C. È
Vabbè, basta, vi abbiamo già detto troppo. Già, tanto, secondo me ce la potete fare, quindi secondo noi con questi 5 indizi. Sì. Dove basta mi porterà? Esprimersi un po' le menine. Dove mi porterà per i 10 anni di fidanzamento? A casa. Commentate, commentate. Ah, inizia per C, mi porti a casa, che dei tuoi. Si è spostato. Ah, dei miei. Grazie. E poi per i 20 anni ti vengo a riprendere insieme ai bambini. Se mi ritrovi, non credo. Per i bambini non credo. Vabbè, detto questo, commentate, commentate, commentate. Il primo che indovina vince niente. Però vince un rossetto usato nel 72 dalla vicina. Vi commenteremo con vittoria. Bravo, chissà, non si sa, non si sa. Oh, detto questo, ci andiamo a finire il signor Donnelly. A cuiccare, continua a parlare. Più ho detto giusto, dai, come si dice? Dillo tu. No, sto dormendo, non lo posso. E allora, comunque, ci andiamo a finire il signor degli anelli. A cuiccare, ci andiamo a dormire. No, figurati. Ci vediamo presto con un altro nuovissimo vlog. Sei credibilissimo, conciato così. Sembra che ti stanno spremendo le... Dai, stati fermo! Volevo staccare. Buonanotte. Buonanotte. Ti voglio bene. Ti voglio bene, ciao ciao. Ai.